Wedi Gossip, Teresa Langella è in lacrime su Instagram, ne scrivete di ogni sul mio conto. La Langella si mostra in lacrime su Instagram e ammette di non vergognarsi di farsi vedere in questo modo. Teresa Langella è una delle ex troniste di Uomini e Donne più discusse del momento. La ragazza, alla fine del suo percorso, ha ricevuto un no dal corteggiatore Andrea Dal Corso. I due, dopo vari scontri all'interno degli studi televisivi di Maria De Filippi, hanno deciso di frequentarsi al di fuori della trasmissione e ad oggi sono felicemente fidanzati. Alcune ore fa, la bella napoletana si è mostrata in lacrime sul suo profilo Instagram, parlando di un video che le è stato dedicato. La fidanzata di Dal Corso si sfoga, la falsità non mi appartiene. L'ex tronista di Uomini e Donne, negli ultimi giorni si è mostrata felice a Venezia vicino al suo ormai fidanzato Andrea Dal Corso. Teresa però, ha postato poche ore fa una foto sulle sue storie di Instagram che la ritrae in lacrime. La Langella ha scritto, "Non mi vergogno a mostrare l'effetto che mi fa certa gente. Oggi mi avete dedicato un video diverso dal solito. I vostri commenti non erano i soliti, ma parlavano di verità e sentimento vero, quello che io da sempre provo per il mio ragazzo". La ragazza ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan ed ha poi aggiunto che sul suo conto se ne scrivono di tutti i colori, ma che la falsità non le appartiene. In molti infatti, non capiscono come abbia fatto a perdonare Andrea dopo il no da lui pronunciato. L'ex tronista era apparsa più determinata che mai durante l'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, dove aveva rivelato di voler chiudere la storia con Andrea. Andrea Dal Corso e Teresa Langella stanno ufficialmente insieme. Il no di Andrea Dal Corso ha scatenato sul web diverse critiche, molti lo hanno accusato di essere sempre stato falso e di essere rimasto a Uomini e Donne soltanto per avere un po' di visibilità. Il ragazzo però, ha deciso di ritornare sui suoi passi e di provare a riconquistare la fiducia di Teresa, in modo tale da iniziare una frequentazione fuori dal programma. La Langella non è mai apparsa pienamente convinta delle intenzioni di Dal Corso, nonostante lui l'abbia cercata più volte. Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne non ancora andata in onda, i due hanno annunciato di stare insieme. I due hanno postato diverse storie insieme in questi giorni, prima alla festa di compleanno di lui, poi a Venezia e Murano. La coppia sembra adesso essere molto felice ed affiatata, anche se le critiche nei loro confronti da parte dei seguaci del programma non mancano.